L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Buon venerdì 18 dicembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora siamo alla vigilia del big match, la partita forse più attesa di questo girone d'andata. Infatti il Bari di Nicola sfiderà il Cagliari di Rastelli, che almeno sulla carta è la squadra da battere in questo campionato. Parleremo diffusamente di questa partita, avremo anche un collegamento con Cagliari. Intanto saluto il mio compagno di viaggio, Luca Deleteris. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Nicola, ben ritrovato, buon venerdì, un saluto a tutti i radioascoltatori. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o magari per rispondere al nostro quesito odierno. Come finirà Cagliari-Bari? Fate il vostro pronostico, chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. E allora è tempo di mettere momentaneamente da parte le questioni societarie per concentrarsi sul campionato. Domani sfida verità col Cagliari, che ci farà capire molte cose sulle potenzialità di questo Bari. Come detto nei giorni scorsi, sono abbastanza fiducioso per questa gara, perché il Bari non dovrà fare la partita e potrà giocare come meglio crede, vale a dire pressing, corsa e ripartenze, sfruttando ovviamente la qualità dei propri singoli. A questo aggiungiamoci come il Cagliari pare essere leggermente in flessione, ma ne parleremo diffusamente più tardi, almeno così dicono gli ultimi risultati. La speranza è che il Bari non regali ancora una volta il primo tempo ai sardi, perché potrebbe rivelarsi fatale. Ricordiamoci come anche a Cesena la squadra di Nicola aveva consegnato nelle mani della squadra di Drago la prima frazione di gioco. Ci andò bene, anche perché era un Cesena che da lì avrebbe iniziato una parabola discendente, quindi, però occhio, perché il Cagliari non è il Cesena. Quindi occhi ben aperti e attenzione a non commettere i soliti errori, giusto Luca? Assolutamente sì Nicola, bisogna rimanere sul pezzo, partire come hai detto tu col piglio giusto, perché le grandi squadre come il Cagliari non perdonano, quindi l'importante sarà approcciare bene la gara e interpretarla al meglio. Intanto ieri c'è stata una bella iniziativa da parte dei seguaci della Nord, il gruppo più caldo del tifo biancorosso, da sempre vicino anche alle tematiche sociali. Grazie ad una loro raccolta fondi, la sala giochi del reparto pediatrico dell'ospedale Miulli di Acquaviva è stata arredata con giocattoli, pareti colorate, tavolini e sedie montate direttamente dai ragazzi della curva per i bambini che sono ospitati nell'ospedale appunto Miulli. Quindi una bella iniziativa, complimenti ai seguaci della Nord. È giusto sottolineare anche questi aspetti, perché spesso e volentieri si parla di ultras solo in maniera negativa, però ricordiamo come spesso i seguaci della Nord e gli UCN prima si sono sempre dedicati a questo genere di iniziative. Bene, ma ora torniamo ad occuparci di Cagliari-Bari, della partita di domani, ascoltando la voce di uno dei protagonisti del match. Rientrerà tra i titolari dopo l'assenza nell'ultima gara per via della nascita del figlio Tommaso. Parlo di Francesco Vagliani, che ieri ha parlato in conferenza stampa. Come sempre il nostro Domenico Brandonisio era presente nella sala stampa del San Nicola. Sentiamo cosa ha dichiarato l'ex centrocampista del Bologna. Tanto non capirai. Vogliamo veramente fare una grande partita, questo è fuori discussione, perché poi teoricamente sono le più belle da giocare queste partite qua, quindi la stiamo preparando bene, non vogliamo caricarci di troppa tensione, sappiamo quello che sappiamo fare e quindi dobbiamo sicuramente arrivare a questa partita non scarichi, però dobbiamo arrivarci forse meno, sì, più sereni che magari un'altra partita che sulla carta potrebbe essere più abbordabile rispetto a questa. Voglio ringraziare sia il mister sia il presidente, che si sono mostrati veramente dal punto di vista umano perfetti, come insomma al di là di veramente, cioè, sapevo che avrei trovato comprensione su questo
su questo argomento, però insomma non così tanto, perché domenica era una partita importante, nonostante tutto insomma non c'è stato neanche un attimo di pensiero, nessun dubbio da parte loro sul fatto di concedermi questo permesso. Questa è stata sicuramente una cosa che mi fa insomma apprezzare ancora di più dove sono venuti a giocare. Secondo me siamo due squadre molto speculari, perché io parlo della mia, forse sono di parte naturalmente, ritengo che la mia squadra sia sempre la più forte a prescindere da tutto, però credo che oggettivamente siano due squadre che hanno grandi qualità in tutti i reparti e che si possono, diciamo, sulla carta equivalere, poi sul campo può succedere di tutto. Insomma, con Cristiano condividiamo un'amicizia che va avanti da diversi anni, avendo già giocato insieme, quindi sembra insomma scontato dirlo, ma dal primo giorno che siamo conosciuti a Siena abbiamo legato proprio come amici, e noi siamo rimasti sempre, quindi questo è, ti ripeto, a maggior ragione mi sento di dire che per noi questo è, dà ancora più significato a tutto il resto, anche se sono comunque cose molto più importanti rispetto a quello che può essere una partita. Però ti ripeto, la vicinanza nostra nei confronti di Cristiano è al 100%, e tutto questo ci deve fare un po' da carburante per cercare di ottenere risultati importanti con un pensiero importante per lui. Potrebbe una forza in più per lo scontro di campionato. È vero, sì, sicuramente, perché è stato un evento che abbiamo vissuto, ti dico la verità, abbiamo cercato di dividerlo dal campo e per adesso ci stiamo riuscendo, quindi questo è quello che vogliamo, sappiamo che il nostro lavoro è questo, che ci sono degli imprevisti e questo è stato uno, però ti ripeto, siamo molto 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 convinti di poter dare una soddisfazione anche a lui. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Beh, un Magliani quasi sorpreso dall'atteggiamento della società, che gli ha dato via libera per lasciare il ritiro e andare dalla moglie, dalla compagna appunto che stava partorendo, quindi Magliani che ha sottolineato la generosità, se vogliamo definirla così, della FC Bari, e Vagliani che poi si è anche soffermato su Del Grosso. I due sono amici dei tempi di Siena, quindi come detto la squadra biancorossa è vicina a Del Grosso, che comunque ripetiamo, almeno per quello che ci risulta, insomma, ne avrà almeno per 4-5 mesi, quindi la sua stagione può considerarsi conclusa. E ora spazio ai numeri e alle curiosità di Cagliari Bari. Ci racconta tutto Domenico Brandonisio. Ciao Domenico, ben ritrovato. Ciao Nicola, ciao Luca ed un caloroso buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Domenico, cosa racconta l'almanacco biancorosso su questa sfida? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che la sfida di domani è uno scontro tra titani, perché si affronteranno le due, quelle che erano sulla carta le corazzate del campionato, e la classifica in un certo senso sembra voler dare ragione a questa definizione, perché abbiamo il Cagliari a quota 37 punti da un lato e il Bari dall'altro a quota 35 punti. Una gara importante è che potrebbe sancire il sorpasso di una, ovvero della squadra biancorossa, oppure l'allungo tra la squadra del Cagliari, approfittando naturalmente in entrambi i casi di un eventuale passo falso del Crotone impegnato a Latina. Nelle ultime 5 giornate comunque possiamo osservare come il rendimento dei biancorossi sia leggermente superiore a quello dei sardi, perché se i biancorossi hanno totalizzato 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, dall'altra il Cagliari ha totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. Da notare poi come entrambe le squadre abbiano lo stesso numero di gol subiti, vale a dire 17, e lo stesso numero di sconfitte, 3. Anche se l'attacco del Cagliari può contare su un attivo migliore, avendo la squadra sarda realizzato 35 gol contro i 23 del Bari. Dicevamo, per i sardi un momento poco esaltante, forse in calo, una fase di appannamento, e anche il 3-0 in Coppa Italia contro l'Inter, anche se la differenza con la rivale era molto più grande, ha messo in evidenza qualche lacuna.
Dall'altro invece Bari è reduce dalla confortante vittoria contro il Perugia dopo il KO di Modena, una vittoria importante anche perché non accadeva da lontano 1999. È la gara dagli assenze importanti perché se da un lato al Cagliari manca Di Gennaro, dall'altra per il Bari verrà meno, come abbiamo già detto, Del Grosso. Un peccato perché sarebbe stato uno dei doppi ex importanti assieme a Fossati, Cepitelli, Balzano e Benedetti, tutti militanti nelle fila cagliaritane. Quando venendo ai precedenti sono ben 20 quelli disputati in terra sarda e vedono 3 vittorie del Bari, 7 pareggi e 10 sconfitte. Poche le vittorie del Bari ma intense, la prima del 58 che vide poi a fine stagione il Bari promosso in Serie A, quella del 25 ottobre 98 dove ci fu un pirotecnico pareggio per 3-3, ma la gara più importante dietro a queste è senza dubbio anche quella del 28 novembre 1999. Una gara che vide il Bari perdere per 2-0 fino al 24esimo grazie a 2 gol di Macellari e di Berretta poi, accorci immediatamente le distanze di Smanowski al 24esimo, al 43esimo è sempre lo stesso svedese a pareggiare e all'86esimo arriva il gol della vittoria finale di Olivares. Una vittoria che fece precipitare il Cagliari in piena zona retrocessione e risollevare il Bari da un campionato sin lì piuttosto turbolento. L'ultima vittoria invece risale al 9 settembre 2001 e vide il Bari trionfare sul Cagliari per 2-1 grazie ad una doppietta di Spinisi. Inoltre, le due squadre non si affrontano dalla stagione 2010-2011 e in quell'occasione al Sant'Elia il Bari perse per 2-1 e a poco servì la rete di Okaka. Beh, io me la ricordo benissimo quella partita lì che hai appena citato con la vittoria del Bari per 3-2 con un grande Osmanowski, per chi non lo sapesse Osmanowski è uno dei miei idoli magari dopo Igor Protti. Una breve battuta, Domenico, sull'arbitro, perché la gara sarà arbitrata da Pasqua, che non ha una tradizione favorevolissima con il Bari. In pratica in 5 occasioni il Bari ha subito 4 sconfitte e solo un pareggio, quindi un arbitro che non porta assolutamente bene i biancorossi, quindi speriamo di sfatare anche questo tabù. Mentre in conclusione, Domenico, pare ci sia una notizia di mercato che riguarda un ex calciatore del Bari che possiamo dare. Sì, insomma, una notizia che ha anche riportato Sky nella serata di ieri riguarda l'ex difensore del Bari, Andrea Ranocchia. Infatti sembra praticamente tutto fatto per il suo trasferimento al Bologna, c'è l'accordo tra Bologna ed Inter e mancherebbe soltanto il sì definitivo del calciatore. Infine una breve nota sull'arbitro: sì, è vero che Pasqua ha una tradizione molto negativa col Bari, però vorrei ricordare che la stessa cosa era successa anche per l'arbitro Gersini, ma da quest'anno sono arrivate ben 2 vittorie con l'arbitro genovese. Ecco, la speranza è che anche questo tabù possa essere cancellato. Perfetto, una volta tanto cerchiamo di sfatare qualche tabù in positivo e non in negativo come spesso ci accade. Bene, io ringrazio Domenico Brandoniso per l'ottimo lavoro. Domenico, ci aggiorniamo la settimana prossima, buona giornata. Buona giornata a voi. Bene, e continuiamo ad occuparci di Cagliari-Bari perché sono tanti, come detto anche da Domenico, gli ex calciatori del Bari che hanno vestito anche la maglia del Cagliari. Il nostro Domenico Brandoniso ha intervistato un ex difensore che col Bari ha raccolto 21 presenze tra il 1989 e il 1992, mentre sono 34 per lui le presenze con la maglia rosso-blu del Cagliari. Sto parlando di Francesco Bellucci, sentiamo cosa il calciatore nativo di Osimo ha raccontato ai microfoni dell'altra radio. Via. Tanto non capirai. Abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Bellucci, giocatore ex Bari ma anche di Cagliari, e che nei suoi brevi trascorsi in Puglia ha totalizzato in 2 stagioni qualcosa come 21 presenze, mettendosi in luce soprattutto nel Bari di Platt allenato da Boniek. Sabato si affrontano Cagliari e Bari nella sfida del Sant'Elia, che è una sorta di big match. Chi vince potrebbe o allungare oppure tentare il sorpasso. Come vedi la gara? Sicuramente sarà una bellissima gara, nel senso che sono 2 squadre forti, sia il Cagliari che il Bari hanno allestito 2 rose importanti, secondo me che alla fine saranno tutte e 2 premiate. Però ecco, in questo momento vedo il Bari a livello mentale e fisico un po'
rispetto al Cagliari meglio, quindi sarà una partita aperta a tutti i risultati. Col Bari secondo me può andare là a fare la partita tranquillamente. Eppure sono in molti a sostenere che il Cagliari abbia l'organico più completo e con più alternative, però ci sarà l'assenza di un giocatore importante come Di Gennaro, quindi tu credi che il Bari possa sovvertire ogni pronostico? Secondo me sì, centrocampo e attacco che c'ha il Bari è uno dei migliori in Serie B, non so le altre cosa intendono come cosa del Cagliari, però ecco, il Bari secondo me come centrocampo e attacco è uno dei migliori di Serie B. Il Cagliari è più completo, insomma, come rosa, anche in difesa magari un po' più esperti, forse più solido, un po' più solido, però ecco, secondo me il Bari quest'anno a livello attacco è lì, quindi il Cagliari deve stare molto attento perché incontra una squadra che davanti, soprattutto sull'uno contro uno, sono forti, il Bari è forte. Veniamo invece ai tuoi trascorsi in entrambe le squadre. Cominciamo dal Bari. Tu purtroppo sei capitato in una stagione dove c'erano grandi ambizioni, c'era gente come Platt, Boban, Jarni, però sei riuscito a metterti in luce, soprattutto nel girone di ritorno. È stata un'annata particolare, nel senso che noi avevamo una grande squadra. Questa grande squadra, con lì si infortunò Joao Paolo e lì ci ha ammazzato, perché era con Joao Paolo in campo sicuramente il Bari si sarebbe salvato alla grandissima, perché era una grande squadra sinceramente. Con quell'infortunio lì sono venute fuori delle grosse problematiche, perché aveva investito tanto e quindi non riusciva a tappare in genere quel buco dell'attaccante, e quindi siamo rimasti un po' scoperti lì davanti. Nel caso mio, io ricordo benissimo, perché ho esordito io nel Bari, quindi per me è stato un anno importantissimo, perché da lì è partito tutto, quindi devo ringraziare Bari perché mi ha dato questa opportunità sia nel settore giovanile che in prima squadra, e poi da lì ho fatto la mia modesta carriera, quindi sono per me, anche se c'è stata la retrocessione, sono ricordi bellissimi, soprattutto importanti. Ecco. Eh sì, tra l'altro poi quell'esperienza a Bari ti è valso il trasferimento al Cagliari, anni bellissimi, perché comunque non solo hai avuto a disposizione tecnici come Mazzone o Bruno Giorgi, per citare alcuni dei più importanti, ma appunto anche compagni di squadra come abbiamo già detto Bisoli, Francescoli o anche Allegri, e tra l'altro avete fatto un bel cammino anche in Coppa UEFA. Se ti va di parlarne brevemente dell'esperienza cagliaritana. No, sono andato là perché il mister cercava un terzo difensore, e lì c'era Massimo Neri che ha parlato di me a Mazzone, che l'anno prima è stato al Bari con Boniek, e io sono andato là al Cagliari. È stato un anno, come dici te, stupendo, perché era pieno di campioni, c'era Matteoli, Herrera, Olivera, Siricano, Ielpo in porta, cioè Buscetto, Muriero, Cappioli, cioè una squadra, Bisoli stesso, una squadra importante, un allenatore grandissimo, perché Mazzone, oltre l'allenatore, Mazzone era un padre, un uomo, cioè tu giocavi per lui, perché è questa la differenza tra un allenatore bravo e un allenatore. Un allenatore bravo è quello che tu, quando vai in campo, giochi per lui, giochi per la maglia, giochi per tutto, ma giochi soprattutto per l'allenatore, in modo che magari ti fai complimenti, ti tira su in tutte le maniere, capito? E quindi è stata un'annata stupenda, siamo andati in Coppa UEFA. È stato un anno meraviglioso. Ecco. Firmeresti per una promozione a braccetto tra Bari e Cagliari? Cioè entrambe in A? Sì, io te l'ho detto, per me vanno su tutte e due. Adesso la maniera se vanno su è diretto tutte e due tramite i playoff, però io sono convinto che sia il Cagliari che il Bari vanno su. D'accordo, infine un'ultima domanda, non ti farà piacere, ma ti chiedo di azzardare un pronostico secco sulla gara di sabato. Allora, sulla gara di sabato per me c'è un 1-2. Quindi nessun pareggio, una delle due vince, o c'è l'allungo o c'è il sorpasso. Sicuramente c'è il pareggio, però per me è 1-2, una delle due vince. Beh, visto che siamo in tema di pronostici, io azzardo anche il mio. Secondo me io mi giocherei il pareggio, però vediamo se avrà ragione Bellucci, che ringraziamo, oppure se il mio pronostico andrà in porto. Sicuramente penso che la maggior parte dei tifosi del Bari firmerebbero per un
per un pareggio. Beh, Bellucci che veramente ha evocato bellissimi ricordi, perché non solo per quel Bari, perché era un Bari veramente che, se non fosse stato per l'infortunio di Gio Paolo, secondo me sarebbe andato ben oltre la salvezza. E poi quel Cagliari, un Cagliari veramente forse il migliore degli ultimi 20 anni, fatta eccezione per il Cagliari di Riva, ma lì andiamo ancora più indietro nel tempo, un Cagliari veramente ottimo con grandi grandi calciatori. Bene, ora noi ci fermiamo un attimo, linea alla regia, ma torniamo fra poco con un collegamento telefonico con Cagliari. Cari genitori e cari giovani all'ascolto, questo è l'ultimo anno di scuola media? E allora è arrivato il momento di prendere decisioni importanti per il futuro. Siete ragazzi o ragazze con spiccata passione per lo sport? Volete svolgere attività sportive a livello agonistico senza compromettere la carriera scolastica? Investite in un futuro all'insegna dello sport e scegliete il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Il piano di studio è finalizzato alla specializzazione e alla conoscenza della comunicazione motorio sportivo, unendo la solida base formativa ed educativa del liceo scientifico a specifiche competenze professionali in materia di gestione manageriale, scientifica e organizzativa dello sport. Frequentare e conseguire il diploma del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, oltre a consentirvi l'accesso a tutte le facoltà universitarie, vi fornirà la preparazione ideale per proseguire gli studi nelle facoltà di scienze motorie, particolari lauree brevi di medicina, e per alcuni corsi post diploma per la formazione, ad esempio, di istruttori sportivi, giornalisti sportivi, animatori, eccetera. Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo è a Bari in corso Alcide De Gasperi 320 presso l'Istituto di Cagno a Brescia. Per informazioni 080 523 66 36. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, torniamo in studio, vi ricordo che potete chiamarci componendo il numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure potete inviarci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. Vi ricordo anche il quesito odierno: come finirà Cagliari-Bari, fate il vostro pronostico. E ora, come detto, colleghiamoci con Cagliari per sapere le ultime sulla squadra di Rastelli. Per farlo abbiamo in linea il collega giornalista di seriebnews.com, Marco Orru. Buongiorno Marco, benvenuto a Tanto Non Capirai qui sull'altra radio. Ciao Nicola, buongiorno a tutti. Allora Marco, inutile nasconderci, domani si affrontano le due squadre meglio attrezzate del campionato di Serie B, sei d'accordo? Assolutamente sì, secondo me non solo sarà il big match della 19ª giornata, ma secondo me sarà anche uno dei big match dell'intero campionato, perché a parer mio si sfidano non solo la seconda e la terza del campionato, ma comunque anche due squadre che hanno le migliori rose di tutto il campionato. Io questo lo sostengo da inizio torneo. Sicuramente il Crotone sta facendo qualcosa di straordinario, però per me Bari e Cagliari rimangono le più forti, ecco. Marco, il Cagliari dopo un avvio sicuramente in linea con i programmi ha avuto una leggera flessione, ne abbiamo parlato anche prima, quantomeno dal punto di vista dei risultati. Solo episodi o la squadra di Rastelli è effettivamente in una fase buia del campionato? No, sicuramente è nel periodo più complicato, i risultati lo dicono. Ci sono diversi fattori, secondo me, per questo calo. La squadra in trasferta, per esempio, non riesce a replicare le partite che gioca in casa, e questo comunque è un problema, c'è troppa differenza fra le partite in casa e fuori. C'è anche da dire che da fine novembre, dalla partita con il Brescia, il Cagliari gioca ogni tre giorni, fino a fine dicembre giocherà ogni tre giorni, quindi anche se la rosa è una rosa ampia, qualcosa inevitabilmente paghi. In Coppa Italia abbiamo giocato due partite del turno infrasettimanale, quindi comunque c'è anche un po' di fatica, e poi certamente anche l'infortunio di De Sena, che non solo il capitano ma è anche l'anima della squadra, ha certamente influito, ecco. Ciao Marco, buongiorno, Luca Deletteris. Attualmente in testa alla classifica c'è la sorpresa Crotone, mentre probabilmente i più si aspettavano il Cagliari. Come procede l'adattamento di calciatori come Storari, Sau o Farias, per dirne tre, ad un campionato come quelli di B? Quali possono essere, secondo te, le maggiori difficoltà, sempre che ce ne siano, per questo tipo di calciatori? No, secondo me tutti si sono calati subito nella mentalità della Serie B, infatti l'hanno dimostrato il fatto che i risultati sono arrivati fin da subito. Il Cagliari ha iniziato a sprombattuto il campionato
e comunque la squadra giocava comunque bene. È un calo ci può stare, però secondo me giocatori come Sao, Farias, João Pedro, Storari, Di Gennaro sono davvero un lusso per la Serie B. Ci fanno certe giocate che veramente non vedi neanche in Serie A, quindi comunque da questo punto di vista penso che non ci possano essere problemi, ecco. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con il giornalista Marco Orru di seriebnews.com. Marco, nel competitivo organico a disposizione di Rastelli ci sono due ex Bari come Cepitelli e Fossati, entrambi titolari nella maggior parte delle partite, protagonisti appunto di questa stagione. Se per Cepitelli magari era quasi scontato, stessa cosa non lo si può dire per Fossati, vista anche la presenza in squadra di uno come Di Gennaro. In realtà Cepitelli ha iniziato la stagione da infortunato e poi è subentrato piano piano e adesso è il leader della difesa, anche perché gioca sempre lui. Gioca Cepitelli con Salamon o Cepitelli con Krajnc, però Cepitelli c'è sempre. Per quanto riguarda Fossati era l'alter ego di Di Gennaro a inizio stagione. Poi i due hanno cominciato a giocare insieme e devo dire che comunque è una buona coppia, perché i due si intendono a meraviglia. Domani però non ci sarà Di Gennaro, quindi Fossati tornerà a fare il regista e quindi tornerà, diciamo, nel suo vecchio ruolo. Marco, quest'anno il Sant'Elia ha sempre potuto contare su una buona affluenza di pubblico. Quanti spettatori sono previsti domani e come la piazza di Cagliari vede la squadra di Nicola? Guarda, ne parlavo anche con degli amici. Qua a Cagliari c'è grande attesa per questo match. Non vorrei esagerare, però secondo me è vissuto quasi come quando arrivano le grandi della Serie A, Juventus, Milan, Inter, perché comunque è un match importante. Secondo me domani ci sarà tutto esaurito, non ho dei riscontri, però secondo me ci sarà. Quest'anno solamente mi pare con il Crotone e con il Como si è forse sfiorato il tutto esaurito, però secondo me domani ci sarà veramente quasi il tutto esaurito, ecco, c'è grande attesa. Marco, poi una domanda magari che va un po' fuori dai binari del match, ma una mia curiosità, me la devi togliere, ma il Sant'Elia, che ora vediamo comunque adattato ora con queste tribunette, si sta continuando un'opera di ristrutturazione oppure rimarrà così? No, proprio credo questo, nei giorni scorsi è stato presentato il progetto del nuovo Sant'Elia e se non sbaglio pochi giorni fa era presente anche il presidente Aboldi qua a Cagliari, perché c'è finalmente un progetto concreto sullo stadio, i lavori dovrebbero iniziare nel 2017 e dentro breve, insomma, da quella data avere poi finalmente il nuovo stadio, visto che negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto tantissime peripezie. E adesso bisognerà trovare poi un altro stadio perché non ci saranno i lavori. Comunque finalmente sembra che la questione stadio stia risolvendo, ecco, perlomeno c'è un progetto concreto. E sappiamo bene come la questione stadio abbia influenzato anche gli ultimi anni di Cellino alla guida del Cagliari, tutte le varie vicende legate allo stadio, le varie controversie con il comune, insomma è stata una faccenda, una nota dolente per l'ex presidente del Cagliari. Marco, Cagliari che ha giocato in settimana contro l'Inter in Coppa Italia, Rastelli ha schierato molti titolari, credi che possa fare un turnover domani o schiererà molti dei calciatori protagonista della gara di San Siro? No, secondo me giocheranno comunque molti titolari, per esempio con l'Inter non hanno giocato i Varisau, Farias, Melchiorri, sono entrati poi nel secondo tempo Melchiorri con Farias, giocheranno i titolari assolutamente, sono stati alcuni anche risparmiati, vedi Balzano, lo stesso Cepitelli, Storari ha giocato Cranio in porta, quindi domani giocheranno proprio i titolari. Con l'Inter ci sono stati qualche giocatore ha giocato meno, abbiamo avuto anche Benedetti capitano, Benedetti in campionato non si è quasi mai visto, quindi comunque domani Rastelli aspettava questa gara e difatti con l'Inter comunque ha fatto riposare qualcuno, ecco, anche perché la gara con il Bari diventa a questo punto un crocevia importante per il Cagliari, in quanto in caso di sconfitta sarebbero appunto sorpassati dai pugliesi e se non sbaglio da inizio campionato il Cagliari ha sempre occupato o la prima o la seconda posizione, a quel punto andando in terza posizione il campionato è lungo, però chiaramente ci potrebbe essere una sorta di contraccolpo psicologico magari. Marco, quindi volendo abbozzare una formazione del Cagliari, a quale 11 penseresti?
Ma secondo me giocheranno Storari in porta, Balzano sulla destra, a sinistra penso ci sia il dubbio Barreca-Murru, anche perché a San Siro ha giocato Murru ed è lui il titolare, però ultimamente Barreca è venuto fuori, quindi c'è ancora questo dubbio. Poi penso giocheranno Cepitelli e Salamon come centrali, Fossati giocherà al posto di Gennaro Regista, c'è sempre il dubbio su chi prenderà il posto di De Sena, ultimamente gioca Teglio, quindi penso che giocherà ancora lui. E dall'altra parte credo Munari, perché comunque come caratteristiche Munari è quello che sostituisce al meglio De Sena, anche se comunque i giovani Barella e De Iola stanno facendo bene. Comunque credo Fossati, Teglio, Munari con la prospettiva De Iola. E poi penso Farias, Melchiorre, Sau. C'è anche João Pedro, bisogna vedere se lo rischierà come mezzala. João Pedro è più un giocatore offensivo, potrebbe anche rischiare come mezzala, ecco. Certo che se penso ai reparti avanzati sia di Bari che di Cagliari, ha appena citato qualche nome, Melchiorri, Farias, João Pedro, Sau addirittura, che non è ancora esploso in questo campionato, poi penso anche al nostro reparto offensivo, Maniero, Rosina, Sansone, De Luca, Marco, credo che siano attacchi che anche in una media bassa Serie A farebbero molto bene. Sì, sì, per quello dicevo che secondo me le rose sono le più forti e anche appunto in Serie A. A me del Bari piace tanto Sansone, anche se non ha ancora dimostrato quello che magari aveva dimostrato ai tempi di Sassuolo, Bologna, però a me Sansone piace davvero tanto. Poi appunto Rosina, De Luca, Maniero con Bomber, insomma i due attacchi fanno invidia anche a quelli di squadre di Serie A, ecco. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista di Serie B News .com Marco Orru per essere stato con noi. Marco, grazie mille, buona partita e magari ci aggiorniamo per la gara di ritorno. Grazie a voi, perfetto, grazie mille. Bene, grazie a Marco Orru. Noi siamo in conclusione di programma, però prima diamo una notizia abbastanza curiosa che sicuramente interesserà i tanti radioascoltatori che ci stanno ascoltando. È già finita l'avventura di Barreto al Venezia. Barreto che, come sapete, aveva scelto di scendere dalla Serie A alla Serie D per sposare il progetto di Giorgio Perinetti al Venezia. La sua avventura è durata soltanto qualche mese. Barreto che ora è di nuovo svincolato e magari inizierà di nuovo il solito tormentone, visto che il mercato di gennaio alle porte. Barreto a Bari, Luca, ormai Barreto non riusciamo più a capirlo, anche in Serie D non riesce ad imporsi. Sì, non è riuscito a fare la differenza da quello che so in questi mesi lì a Venezia, probabilmente ancora a causa dei tanti problemi fisici che in questi anni l'hanno tormentato continuamente. Secondo me è stato un calciatore molto sfortunato per quello che veramente poteva fare, ha dimostrato in una piazza come Bari, però credo che davvero adesso faccia grande fatica. Beh, da quello che risulta pare che l'infortunio comunque sia stato superato, ma pare che Barreto nelle ultime settimane abbia fatto perdere le tracce e poi abbia comunicato alla società veneta di non voler far più parte del progetto. Insomma, un comportamento che, se fosse confermato, non è certo da grande professionista. Comunque vedere un pochino in bocca al lupo a Vitor, che comunque resta una delle pagine biancorosse più belle e piacevoli degli ultimi anni. Assolutamente. Bene, è veramente tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, lunedì. Ciao Nicola, buon weekend a te, buon weekend a tutti i radioascoltatori. Ringrazio anche Domenico Brandonisio e Fabio Scorcia in regia, vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.20 sulle frequenze dell'altra radio, mentre la stessa puntata la troverete su YouTube, ma anche sulle nostre pagine Facebook, sul forum e sul sito di orgogliobarese.it. Io vi do appuntamento a lunedì, puntuali alle ore 7, con Tanto non capirai. Buona giornata a tutti, forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.